Maurizio Fugatti, perché si candida alla presidenza del Trentino? La Lega in questi 5 anni di legislatura ha fatto un'opposizione costante, sempre a testa alta, sempre coerente. Ci ripresentiamo con un programma di governo innovativo, un programma di governo forte, per dare un vero cambiamento al Trentino. Per i pensionati, lei che cosa intende fare? In Trentino ci sono circa 50.000 pensioni di vecchiaia, il valore medio, l'importo medio di circa 580 euro. Noi crediamo che con le risorse dell'autonomia possiamo aiutare questi pensionati ad arrivare a garantire loro un assegno di 1.000 euro al mese, ovviamente facendo i dovuti calcoli patrimoniali. Per i giovani invece? In Trentino la disoccupazione giovanile è al 21%, è un dato molto alto. Noi crediamo che si debbano incentivare le imprese ad assumere nuovi giovani. Quindi prevediamo un incentivo di 500 euro al mese per 3 anni per chi assume nuovi giovani, assume giovani, per fare in modo che le imprese siano incentivate in questa scelta. Per quanto riguarda l'IMU, lei ha fatto una promessa ai trentini se diventerà presidente. L'IMU è una tassa sbagliata, una tassa iniqua, sia quella sulla prima casa che anche quella sulle attività produttive, che è aumentata del 150% grazie al governo Monti. Crediamo che in Trentino si possa introdurre un meccanismo che preveda da una parte di applicare l'IMU sulla prima casa da parte dei comuni al minimo, praticamente esentando poi il pagamento alle famiglie, e anche sull'IMU sulle attività produttive la provincia può intervenire, pur essendo una tassa statale, può intervenire garantendo che le risorse pagate dai trentini in qualche modo gli vengano poi riconosciute. Infine, lei ha promesso che se diventerà presidente toglierà il bollo sull'automobile. Bollo è una tassa provinciale, dal 1 gennaio 99 è una tassa provinciale, costa 60 milioni di euro in Trentino abolire completamente il bollo auto. Crediamo che per le auto di grossa cilindrata, le auto di lusso, le auto di chi ha altre ricchezze possa rimanere, ma per una famiglia che oggi vede il costo della benzina crescere costantemente, crediamo che si possa ragionare anche su un intervento sul taglio del bollo auto.